Per intanto voglio dire che stamattina Betania non si presenta come vittima, si presenta con la dignità di una struttura che sta facendo il proprio dovere anche in modo discreto nella regione Calabria. Si presenta come struttura che vuole denunziare, ecco, questa violazione di diritti palesi nei confronti di Betania. E questa violazione è attraverso decisioni illegittime che sono state assunte e purtroppo inspiegabili silenzi che ci sono ormai da 3 anni nei confronti di questa struttura. Bisognerebbe un po' capire cosa è avvenuto in questi 3 anni, ma certamente il taglio di posti letto nella riabilitazione, 80 posti letto a Betania, taglio illegittimo, dichiarato tale dalla Corte Costituzionale con la sentenza dell'aprile scorso, questi tagli certamente dovevano essere finalizzati ad altri erogatori.